Buongiorno a tutti. Io sono un medico di famiglia. Forse non ha importanza neanche se mi chiami tu Ricondorelli o meno, ma sono un medico del territorio. Un medico che, insieme a tanti altri medici di famiglia, insieme a tanti altri pediatri di libera scelta, si stanno spendendo per voi all'interno di una grande battaglia che ci vede un grande nemico insidioso e indemoniato come il coronavirus, che si nutre di inciviltà e maleducazione. Mi sono chiesto se fare questo video o meno, poi sollecitato da più parti mi sento di doverlo fare per ben tre motivi e sono questi i tre motivi che vi voglio mettere a fuoco. Uno, un senso di responsabilità. Due, un senso di rassicurazione. E terzo, da farvi un invito. La prima cosa è il senso di responsabilità. Responsabilità nei confronti di tutte le istituzioni, anche del nostro sindaco Nionnaso con cui ho parlato affettuosamente rimproverando l'altro giorno, mettendo alla luce a lui e evidenziando a tutti, anche alle forze dell'ordine, alla polizia municipale che mi chiedeva cosa fosse successo, che tutte le infezioni di respiratori acute sono da ritenere oggi affette da coronavirus, da Covid-19. Questo non lo dice il dottore medico di famiglia di Paternò, ma lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi non c'è un caso a Paternò. Ce ne sono centinaia, fra di noi, fra i supermercati, in qualsiasi luogo, davanti ai panifici a fare la fila, davanti alle farmacie a fare la fila, dentro gli studi di medicina di base, ovunque è il coronavirus. Questo è un dato che non vi deve allarmare, ma vi deve spingere verso quella responsabilità. L'altra responsabilità è nei confronti delle nostre istituzioni. Da giorni contattiamo l'assessore regionale Razza per dirgli quanto è fondamentale che noi, medicina del territorio, noi, tutti quei che abbraccio virtualmente, i nostri medici di famiglia, i nostri colleghi e tutti i pediatri di libera scelta, noi siamo l'unica modo per non far collassare il sistema. Noi non siamo l'ultima ruota del carro, ma siamo quella pala che permette di svuotare il carro, perché noi non abbiamo le strutture ospedaliere della Lombardia o dell'Emilia Romagna. Se noi crolliamo, crolla il sistema inequivocabilmente. Potete avere tutti i ventilatori che volete, tutte le rianimazioni che volete, ma non ci arriva la gente in ospedale se mancheremo noi. L'altro motivo, ed è importante che ve lo dico, è un motivo di rassicurazione. Io sto bene. I pazienti mi dicono che sta meglio. Avete capito di quale paziente parlo? Perché nei social avete fatto polemiche parlando cosa è successo, cosa è successo. Noi sappiamo come lavorare, non solo perché siamo medici per tradizione e non solo perché porto in cuore un pezzo d'Africa che mi ha insegnato a collaborare con infettivologi di grande prestigio, ma perché so cosa sono i dispositivi di protezione individuale. È vero, l'altra notte per un paziente di 52 anni in insufficienza respiratoria acuta sono intervenuto io, dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale che io ho acquistato dalla casa del paziente che desaturava. Per dirlo in gergo, che respirava male, che respirava sempre peggio. L'abbiamo ventilato, mi sono vestito, mi sono parato con i dispositivi di protezione individuale, che io ho, ne ho ancora qualcuno, ne ho ancora 6 o 7 kit SAS insieme a mio padre, che combattiamo questa battaglia. Questo lo dico per assicurare i miei parenti, i miei familiari, la mia famiglia che non metterei mai a rischio, e tutti i miei assistiti, e tutti gli assistiti che ogni giorno ci incontrano per strada. Sappiamo come lavorare, sappiamo come proteggerci e sappiamo come proteggervi da noi. Quindi su questo state tranquilli. Ma vi devo fare un invito. Lasciate perdere le polemiche sui social. Non fate dell'appestato la ricerca alle streghe se quello ora risulterà positivo, confermato, non confermato. Non violate la privacy di di famiglie già disturbate da grandi problemi, da gravi problemi sanitari. Lasciatele in pace quella gente. Sappiate che ognuno di noi è soggetto a Covid-19, che ognuno di noi è un potenziale infetto, basta avere una faringoidinia. Ieri la nuova linea guida dice anche la faringoidinia. Oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mandato un decreto secondo cui anche la diarrea febbrile può essere una manifestazione dell'OMS, quindi pensate quanto è grande questo. Allora l'invito che vi faccio è questo: restate a casa, non sui social, dedicatevi ai vostri figli, sgombrate i box, pulitevi le case, dedicatevi a quegli affetti, a quella possibilità che avete voi che non siete in trincea come noi. E questo è il più grande aiuto che ci potete dare. Non fare polemiche, non fare diatribe, ma aiutarci a contenere il virus e a dire ai nostri figli ogni giorno, come faccio io con i miei tre figli, che tutto andrà bene, ma solo se ognuno fa la sua parte. Io so qual è il mio compito, io so come si utilizzare i miei dispositivi di protezione individuale, ma voi mi dovete aiutare. Tutto andrà bene solo se tutti esprimiamo un grande senso di civiltà. Forza Paternò, forza Italia, forza tutti, ce la faremo sempre tutti insieme. Non è un grido politico, è un grido di voglia di un medico che ha voglia di vincere insieme a voi questa guerra. Grazie.